Non sembra, ma è un libro. Perché nell'epoca informatica anche il libro cambia pelle, cambia aspetto. Ma mentre conserva tutte le parole dalla prima all'ultima, tutte le pagine dalla prima all'ultima virgola, si arricchisce di tante altre possibilità. Vedremo la marcia di Alessandro, l'itinerario che egli percorse attraverso tre continenti. Vedremo reperti archeologici, immagini che ci ricordano la sua avventura, il suo volto, quello dei suoi compagni, le monete, gli animali, gli elefanti da guerra, i carri. Vedremo gli schemi animati delle sue battaglie. Ci renderemo conto esattamente del come questo genio militare e strategico riuscì a vincere la più grande superpotenza e unica del mondo di allora. Lo seguiremo attraverso la vista di paesaggi maestosi nella sua marcia vittoriosa e inarrestabile che lo portò fino ai confini del mondo. Alexandros.